Mister Zauri, torniamo alla partita di sabato scorso. C'è qualcosa che non rifarebbe durante quel match? No, niente, non prenderei due gol. L'unica cosa, abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, avevamo in vantaggio di due gol e il 99% di queste partite le porti a casa, e il calcio purtroppo dà anche questi risultati. Però voglio dire, abbiamo giocato bene e perso a Perugia, si può giocare meno bene e portare a casa le vittorie come spesso succede all'avversario. A noi non è successo, dispiace, perché comunque con i due punti che sembravano mancanti, sembravano quasi acquisiti, staremo parlando di altro. Come si spiega questo trend un po' altalenante? A volte partite incredibili, bellissime, e poi certe in occasioni prestazioni un po' meno soddisfacenti. Il gioco del calcio, non sempre quello che tu proponi in settimana riesce a riprodurlo nella partita, non solo noi ma tutte le squadre, almeno che ti chiami insomma le squadre di vertice di Serie A, tutte le squadre affrontano le partite per poterle vincere. C'è l'avversario che ti mette in difficoltà, giornata storta, però voglio dire, la classifica è lì da vedere, siamo lì in lotta per il nostro piccolo obiettivo, quindi vediamo un pochettino cosa succederà nelle prossime gare. Frosinone, che partita sarà? Frosinone è una di quelle squadre che è costruita per vincere, e quindi chiaramente c'è il massimo rispetto per questa grande squadra, appunto, che nelle ultime settimane ha trovato la sua quadratura per poter fare un certo tipo di campionato. Abbiamo le nostre armi e ce la giocheremo. Secondo mister Zauri, gli infortuni quando hanno penalizzato il Pescara? Niente, non mi piace piangermi addosso, abbiamo ben chiaro quello che ci è successo, quindi abbiamo l'equilibrio dalla nostra parte, perché sarebbe troppo facile lamentarsi, ma non l'ho mai fatto, non lo farò certo adesso. Abbiamo dei giocatori che vanno in campo per fare la differenza come hanno fatto fino ad oggi, e ce la mettiamo tutta, ce la mettono tutta, non sempre si riesce a vincere. Saranno ancora dei problemi di formazione, soprattutto per questa partita di sabato? Beh, qualcosina avremo, non ci facciamo mancare mai niente tutte le settimane, purtroppo non ci gira bene da questo punto di vista, ma non si può mai parlare di sfortuna quando siamo così fortunati. Ha parlato con il presidente per il mercato di gennaio? No, beh, assolutamente no, il presidente in questo momento, così come noi, come noi dello staff e la squadra in tutto, siamo concentrati sul finale del campionato, il mercato è ancora lontano.